toccavo con me, quindi. Sì, prenditi un bel controller, mettiti le cuffie così sentiamo bene bene la musica del gioco. Ah, perché quando una cosa lontanamente assomiglia a una cosa brutta. Non è brutto, fatto bene. A lui ha questa detto, lontanamente puzza di merda. Lui ha visto la sequenza, l'opening, e ha detto: mazza che bello! Ho visto l'opening e poi ho detto: vabbè, sembra carino, però mi puzza troppo di Persona. Così ho fatto una breve ricerca online ed è praticamente a metà tra Persona e Shin Megami Tensei, o come si chiama. Che poi Shin Megami Tensei è Persona. Preferisci prestazione? No, preferisco grafica. Oh, madonna. In modalità selezionata, tanto questo, se è come Persona, lottiamo nel 2026. Sofitei! Scegli un livello di difficoltà per iniziare la partita. Facile, facile, per carità, facile. Non perché... male. Vuoi iniziare con questo? Non lo so. Non lo so. Te l'ho scritto? Vabbè, per diciamo, mi trattano come ringoglionito, guarda. Siamo a metà XXI secolo. Evoluzioni tecnologiche stabilizzate. La vita della società e dell'umanità sono ormai definita da una lente standard zone. È pure ignota ogni mente mortale dal ricco mare di dati terrestri. È evoluta una nuova vita chiamata Ion. Ion! Questa collettività che trascende ogni intelletto umano ha osservato il corso di tutta la storia umana del futuro finché Atlus. Ragazzi, sono proprio loro. Bentornati su Quei Due sul Gaming. Noi siamo Quei Due sul Gaming, sì. Appunto, lui è Redez, io sono Sinergo e siamo molisani. LS registro. Registro è vuoto. Non c'è niente. No, attivamela fra 5 minuti, no? Perché io posso far così e interrompere il ritmo di gioco. Perché se premo l'altro tasto salta. Sì, però noi dobbiamo. Oh, questo va. Dobbiamo capire almeno prima di lamentare. Che braccia lunghe, signori. Coscia lunga e braccia lunghe, no? Ringo. Sta. Ringo. People. Ringo. È un fenomeno. Senti, fallo tu questo. Non c'è un inizio nell'esistenza di Ion. Non c'è nemmeno una fine. Gli eoni passano, ma Ion è eterno. Ion nega tutte le forme di confini che definiscono gli individui, le persone. Manifestazione fisica. Allora. Vedete quando ho detto bene a giochi come Hogwarts Legacy per la sua intro, oppure l'altro che è appena uscito anche per Xbox. Per Xbox? Atomic Heart. Atomic Heart, ecco, che oggi ho un po' di problemi di mentali, memoria, non mentali. Qui invece ti stanno proprio... Qui invece mi stanno già scartavetrando il cazzo sotto diverse lunghezze. Perché posso... tutto sto pippone è pesante, inutilmente, cioè, guarda, complicato. Vedi il registro. Il registro ti dice tutta la conversazione. Quindi io anche dovessi skippare, perché mi scappa il tasto su RB. Però capisci che qua, ho capito, è bella guaglione, sei bel disegno, belle forme sexy, sinuose. Sinuose. Ti mostrerò una visione. Per vederla devi aprire gli occhi. Puoi farlo? Oh, finalmente. Qualcosa di diverso. Uno stacco di coscia di 2,5 metri. Il gioco si chiama Soul Hackers 2, lo sapevate? Hackers, che brutte persone. Ma mica solo gli hacker, ci sono i malware, c'è il malvertising, ci sono dei brutti ceffi che si mettono in mezzo, si chiamano man in the middle. Eh sì, e si rubano i dati quando due persone se li passano. Vabbè, comunque il web è pieno di pericoli, molto più pericolosi di quelli presentati in questo gioco, che forse di per sé è un pericolo, ma se usate NordVPN potete aggirare tutti questi rischi, e non solo, potete aggirare per esempio il geoblocking. E c'è NordPass, perché tu come proteggi anche i tuoi account con le password? NordPass ti permette di tenere in ordine tutte le tue password, di trovarle con facilità e tenerle al sicuro. Quindi, signori, siccome c'è uno sconto bello cicciotto e un bonus bello cicciotto, qua in descrizione
trovate il link. Sì, soddisfatti o rimborsati, quindi provatelo 30 giorni di tempo, insomma, dai, che c'è voi. A me non piace quando cambiamo argomento così rapidamente, però a volte sì, no, sono delle parole che ti triggerano. Tanto non vi siete persi niente perché non abbiamo stoppato, cioè è come se ci fossimo astratti su... Comunque mi piace come hanno impostato la narrazione, mi piace molto. Dici che non è per niente pesante? No, ma poi è, come si dice, cristallina. Come persona? Persona è didascalica rispetto a sta a questo... Non è una merda. È solo che ci mette tempo a partire. E che ho visto la prima oretta di gameplay, no? E non c'era gameplay, vero Rocco? Tanto mi vogliono bene. Ma quindi Ion è un'intelligenza artificiale? Che cazzo è? Da che maroni? Due. Io ho mangiato solo due pezzi di pizza. Questo però non vuol dire che non abbia la biocco post pranzo. Dai, non inizia per cortesia. Già ci sto ammettendo per resistere. Ti sei perso qualcosa? Niente, Rocco, ti sei perso che stavo sbadigliando. Poi lei brilla nella notte. Tokoro de sa, Furanma wa drone no iki mo tobashite kurenai no? Kono body fuben nan da kedo. La vita è così breve. E tu pensa che a loro piace che sia così prolisso? Cioè, ma anche a me piacerebbe se ci fosse altro da fare, da vedere. Lì stanno pure. Aspetta, mi fai muovere. Oh, mi sto muovendo nel gioco. Ho solo dovuto skippare. Perché mi fa così schifo? Perché la camera è orribile. Madonna, che brutto. C'ho il vomito. Finalmente una sequenza filmata, un dialogo. Oshkashi. Scusate ragazzi, ho poca sensibilità, ma mi sta veramente sui coglioni sto gioco. No, non è sensibile, è cervellotico e palloso. L'inizio avrebbe ucciso chiunque. Cioè devi essere proprio, ma tanto giapponofilo per passare sopra la pallosità della prima parte, alla pesantezza. Però dai, falli parlare. Lo sto rendendo un po' più sveglio. Ma non dicono niente, sembra che si muovono senza senso. A few minutes later. Ma chi è che mi disturba mentre sto seguendo una storia così avvenuta? Senti, non è che puoi rispondere al telefono così? Sì. Ciao, dimmi tutto. Sì, ma digli che ti perdi. Sì, dovresti trovare mia moglie. Di se vuoi venire un attimo qua. Va bene. Come dici? Mi dicevi se voleva passare un attimo, che no, è interessante. No, ha detto sono DHL, c'ho da consegnare la roba. Appunto, facevi trovo... passare pure un po' qua. A fa che? No, almeno facciamo qualcosa di diverso. No, perché mo che non devo manco cliccare, cioè io mi sto proprio estraniando. Sarà per la mia ottima comprensione del giapponese. Senti, mi sono rotto il cazzo. No, un po' di morra cinese, facciamo un po' no, di morra cinese. Del cazzo. Dai, ma dai! Dai! Io lo stavo seguendo. Quanto dura pure quando schifo. Praticamente ha detto che l'ha aiutato. Questo si poteva concludere in 30 secondi. Io ho schippato, ma fra un po' rischippo. Io vi avverto che è quello che sto per fare, perché è vera. Tanto loro non la vedranno sta parte. Che gli fai subito tutta sta. Sì, forse sul terzo canale. Sul terzo canale. Che poi sul terzo canale ci sarebbe da farlo integrale proprio con tutti i dialoghi. Sul Relax lo vedete proprio integrale con tutti quanti. Eh no, ormai tanto... è skippati. Secondo... Ma guarda che basta che qualcuno se lo rigiochi e metta auto on e poi se ne vada a fare quel cazzo che vuoi, va a giocare là fuori, va a pesca, si fa un giro con la compagna, va a supermercato. Però sai che giocare a sto va gioco... a lasciare il cane da qualche parte. Giocare a sto gioco in auto on per me sarebbe una roba tipo che io mi ci faccio meglio sonni la sera. Cioè ti metti davanti al divano. No, perché immagino che fra un certo punto adesso cioè, si giocherà. Many months later. Questo lo voglio combattere io.
Mamma mia, un paio di... Turno del giocatore, turno mio, vai. Allora, posso abilità. Colpo pungente. Qui. Fatti critico, vedi? Abilità. Zio. Basta tutto qua, sembra più carino. Niente. Vai in automatico? Io mi godo i suoni. Chiudo un attimo gli occhi per concentrarmi. Ora che stai per morire, C'hai i PV a 14. Madonna, ti sei salvato per il rotto della cuffia. Sono bravo. Mamma mia. Rocco, io ti sento. Te stai svegliando, Compa, io ho bisogno di dormire. Io ho bisogno di dormire. E stasera vado a letto alle 8:15. Ah, utsukushii ne. Soshite kanashii ne. Kimono. Ma che cazzo è questo? Io non so se ride o piange. 59 minuti. Ma blocchiamo tutto. Ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi. Se riprese a Milady. E niente, mi piacerebbe dirvi che è un bel gioco. Ma in realtà. Cioè, se soffrite di insonnia è perfetto, però. Addio.